Bene, oggi sarà l'occasione per ricordare che Jedef Suez ha cambiato nome, è diventato ENGIE, che è il nuovo brand del gruppo, un nome che evoca l'energia, e per ricordare che questo grande gruppo mondiale è di origine francese, molto ben installato in Italia, quindi è per noi molto interessante parlare del rapporto energetico tra Italia e Francia. In Italia abbiamo un fatturato di oltre 4 miliardi e impieghiamo più di 3.000 persone. Penso che questa iniziativa di questo convegno organizzato dall'Istituto Affari Internazionali sia molto interessante, anche perché oggi abbiamo il pacchetto della Energy Union che invita proprio gli Stati membri a adeguare le proprie regolamentazioni a dei principi comuni. Bisogna innanzitutto prendere atto che la transizione energetica, cioè la grande modificazione del rapporto con la quale si produce, si distribuisce e si vende l'energia, è radicalmente cambiato in questi anni. Oggi è necessario implementarlo. Per implementarlo è necessario che il gas resti centrale, che i consumatori acquisiscano una nuova consapevolezza, che le istituzioni facciano la loro parte, ma soprattutto che la CO2, che oggi ha un prezzo bassissimo, diventi la bussola della transizione energetica. E per far questo è necessario riformare radicalmente il sistema ETS in modo che ci sia un segnale di prezzo forte che consenta gli investimenti energetici in modo sostenibile. Aldo Chiarini per l'Istituto Affari Internazionali. Grazie mille, Grazie a Presidente. voi, buongiorno.